Buonasera, ho il piacere di presentarvi il professor Roberto Battiston. Con Roberto ci conosciamo da piccoli, diciamo così, abbiamo fatto degli esperimenti, esperimenti al CERN, esperimenti anche spaziali. Io ho sempre cercato le onde gravitazionali, abbiamo ottenuto, credo, dei buoni risultati, non ci possiamo lamentare. Poi siamo stati insieme nel consiglio direttivo dell'NFN, presidenti delle commissioni scientifiche nazionali, insomma, voglio dire, ci conosciamo e stimiamo da tanti anni. Per me è un piacere questa sera presentare Roberto in questo suo oggi, questa performance. Tra l'altro, appunto, oltre a essere un grande scienziato, è anche un raffinato divulgatore. Non è un mistero per nessuno che è stato il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana per più di 4 anni, interrompendo questo percorso, diciamo, con un intervento della politica certamente che non è andata nella direzione che l'attività scientifica, l'attività di innovazione, l'attività tecnologica dell'ASI, come dire, meritava e verso cui andava. Comunque, diciamo, lasciamo perdere questo discorso che mi avvicina ancora di più a Roberto, anche personalmente, per la solidarietà che tutto l'ambiente scientifico gli ha dato. Sì, tra l'altro, appunto, vi ricorda che proprio questa esperienza è stata da lui riassunta in un libro che è qui fuori per chiunque voglia condividerla, e condividere non solo la scienza ma anche le considerazioni che vi fa. Io non ho ancora letto, Roberto, ma come sai lo dovrò leggere, perché è un'esperienza che può essere, che sarà utile anche, sicuramente anche per me. E lo spettacolo di stasera è uno spettacolo naturalmente cosmico, diciamo così, e il titolo è Le stelle del cinema, quindi, come dire, strizza un po' l'occhio anche a come lo spettacolo massimo Hollywood vede il nostro mondo e vede il cosmo. Io non dico altro perché già ho preso troppo tempo e quindi do con vero piacere la parola a Roberto Battiston. Grazie Eugenio, grazie a tutti voi. Che cosa state vedendo da 10 minuti? Non ve lo dico perché ve la calo un po' la volta, l'avete intuito, una cosa rotonda nera, qualcosa a che fare con le tante stelle e, diciamo, il titolo è Le stelle del cinema, dove avete capito che le stelle non sono gli attori ma sono quelle cose luminose che vediamo anche sulla volta celeste. Per cui cominciamo questo piccolo racconto. Abbiamo detto che ci sono degli attori, delle attrici, dei robot talvolta, che sono stati molto famosi, per esempio nel film 2001 di Odissea nello spazio, oppure qui vedete in Apollo 13, Tom Hanks, Kevin Bacon, oppure Gravity con Sandra Bullock, George Clooney, oppure un altro molto famoso è... questo non dovevo farlo, scusatemi. Interstellar, di cui parleremo molto questa sera, e Il sopravvissuto, The Martian. Questi sono i film che hanno più altri, che poi citeremo di passaggio, che hanno riempito le sale in questi ultimi 20 anni, 30 anni, dipende da dove cominciamo a contare, perché il cinema ha sempre guardato allo spazio, alla fantascienza, ai confini, come qualcosa che meritava essere messo, appunto, essere parte di uno screenplay, di una storia da mettere sullo schermo. Fino dai primissimi tempi, pensate al Voyage dans la Lune di Méliès, 1902, quindi stanno muovendo i primi passi, un film muto in cui viene descritto come si va sulla Luna con un grande cannone, con degli omini vestiti con
parlando dopo la trane, Majorette con la bandiera, la miccia, la cosa, poi la luna con gli occhi, la bocca, che si becca il proiettile in un occhio e si mette a piangere. Una visione un pochino ingenua, poi il film continua, fanno varie cose sulla luna, ma ecco, da già un secolo e passa fa a fantascienza, qui chiaramente fantascienza, era un tema che i primissimi filmografi, i primissimi registi usavano volentieri. Facciamo un salto di 66 anni e riguardiamo questa scena che ho, di cui ho scritto anche le parole, perché sono sicuro che molti di voi non avranno visto il film, ma non si sono resi conto della, di quello che dice il computer. È la scena in cui lui va a smontare le memorie del computer che sta cercando di ucciderlo. La voce è quella del computer. Hal muore cantando una canzoncina come fosse un tornato bambino, una scena incredibile, come solo Kubrick poteva inventarsi. Quando uno pensa all'intelligenza artificiale che dominerà l'uomo, qui siamo 60 anni fa in cui il tema ancora non esisteva, ma già era sullo schermo. Però questa è fantascienza, no? Perché non c'era ancora la stazione spaziale, siamo andati chiaramente i primi uomini sulla Luna, ma il film di Kubrick è un film filosofico che mette il contesto dell'umanità che si espande verso l'esterno, lo spazio con tutti i suoi pericoli, il rapporto con la tecnologia. È un film, diciamo, di fantascienza, anche se contiene delle riflessioni di un notevole spessore. Poi arriva improvvisamente Apollo 13. Apollo 13, l'evento è degli anni 60, perché è la 13ª missione, la terza che doveva allunare, quindi stiamo parlando da poco più di 50 anni fa, e c'è questa scena notissima. Houston we have a problem, che è diventato proverbiale per dire siamo nelle peste, c'è qualcosa da fare. Bene, non si parla molto di questo, non parliamo molto di questo film, perché questo film è il documentario in cui tutto è preso di peso dalla storia veramente accaduta. È talmente fantastica, incredibile la storia, il film è un film di successo,
che sostanzialmente hanno semplicemente dovuto prendere i bravi attori, ma il contesto era scritto in dettaglio nelle note della NASA, è successo questo, 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 hanno ripetuto. E quindi qui irrompe nel contesto della fantascienza filmica, dei film di fantascienza, la realtà tecnico-scientifica che negli anni 70-80 ormai sta diventando molto, molto forte. In effetti è successo tanto nell'ultimo secolo. Nello scorso secolo siamo arrivati negli anni con la missione Giotto a fotografare da vicino nello scorso secolo abbiamo fotografato per la prima volta la cometa di Halley all'inizio, con le prime macchine fotografiche, i primi telescopi attaccati alle macchine fotografiche. Negli anni, dopo 80 anni, con la sonda Giotto siamo andati nella coda della cometa di Halley. 20 anni dopo siamo atterrati su un'altra cometa, la cometa dove Rosetta ha mandato ad atterrare la piccola sonda che si è aggrappata, rimbalzando in modo rocambolesco e fissandosi. Quindi in un secolo da fotografarla, a sfiorarla, ad atterrarci. Quindi un secolo in cui la tecnologia e i passi avanti nel settore spaziale sono stati veramente notevoli, oltre l'uomo sulla Luna e tantissime altre cose. Non solo, siamo anche usciti dal sistema solare. In 35 anni le sonde Voyager sono riuscite a fare praticamente un diametro del sistema solare e uscire dalla bolla che il Sole riesce a formare con la propria pressione di vento solare, perché poi a un certo punto è troppo debole e si mescola con il vento di altre stelle, il vento interstellare, e 35 anni di viaggio di un robot, di una sonda, che però ci ha addirittura portato fuori dal nostro sistema solare, altro grande risultato ottenuto nel secolo scorso. Quindi con l'immaginazione siamo andati oltre alla realtà della scienza, ma con un'aderenza alla scienza molto maggiore che nel passato. Pensiamo a Gravity, The Martian, poi lo cito meglio, Interstellar, sono una trilogia che pochi anni ha riempito le sale cinematografiche di tutto il mondo, poi ha continuato. Space Between Us, un film fatto in America che non è arrivato in Italia, è il racconto di un bambino che nasce su Marte, di una colonia di terricoli che vanno su Marte, lui non si sono accorti che c'era una donna incinta, nasce su Marte e poi torna sulla Terra, un marziano uomo che torna sulla Terra, e poi fra i tanti altri, recentemente Passengers, l'astronave che riesce a portare per 150 anni in modo completamente automatico 5.000 persone che vanno a colonizzare un pianeta, il diritto di contare la vera storia delle donne che hanno fatto il computing, il conti, prima che arrivassero i calcolatori per il progetto Mercury e Gemini, è il primo uomo, la storia del primo uomo che è andato sulla Luna, e tanti altri. Ormai ce ne sono veramente molti film che hanno un'aderenza molto molto forte con la possibilità, con la realtà fatti avvenuti o che potrebbero avvenire. Adesso parleremo in particolare di questi tre film, Gravity, perché c'ha degli effetti speciali pazzeschi, e poi un po' di The Martian, ma soprattutto di Interstellar, che veramente rappresenta una pietra miliare di questo tipo di studi. Perché vi parlo di Gravity? Forse l'avete visto. C'è Sandra Bullock che, diciamo, la sua presenza da sola porta via mezzo film, e l'altro mezzo porta via dal fatto che c'è l'altro attore famosissimo che chiaramente hanno una coppia straordinaria. Ma la vera la storia è che stanno lavorando sulla stazione spaziale, poi c'è uno scontro fra un'astronave russa e qualche cosa che fa un sacco di frammenti. I frammenti arrivano all'improvviso mentre queste astronauti stanno lavorando, li fa fuori quasi tutti, tranne due, e poi la storia rocambolesca in cui lei si salva incredibilmente mentre lui si sacrifica. Ma la storia da questo punto di vista non è piuttosto che. Quello che è straordinario sono gli effetti speciali. Per la prima volta con Gravity si vede un film in cui tutto galleggia dall'inizio alla fine, perché sapete che i film di fantascienza, di spazio, c'è il nostro problema come fare galleggiare, creare la mancanza di peso. Avete intuito chiaramente che il 2001 Odissea nello spazio era una piscina in cui si muoveva questo astronauta che sembrava galleggiare, ma stava nell'acqua evidentemente,
bellissimo effetto, ma non si può fare sempre così, perché chiaramente solamente con lo scafandro possono stare nell'acqua, quando sono senza scafandro si vede, mentre qui per il resto hanno usato tante volte questi aerei che fanno delle cadute libere, no? Questi aerei fanno, chiamano vomit comet, il motivo lo potete intuire, perché fanno una pezzo di parabola, vanno su, poi scendono come se cadessero liberamente e chi sta dentro galleggia per 40-50 secondi, poi va a sbattere contro le pareti protette imbottite e ricomincia e fa 10-12 di questi percorsi e alla fine accumula qualche decina di 10 minuti, 20 minuti a pezzettini di galleggiamento, si può fare sia per un motivo di studio che di piacere. E così hanno fatto dei film a botte di 40 secondi con tutta la messa in scena della scenografia e con gli attori che cercavano di fare quello che potevano a botte di 40 secondi. Non è facile, ma hanno fatto dei film così. Mentre qui non hanno fatto niente di tutto questo e se vi ricordate loro galleggiano spazio dall'inizio alla fine del film. Come hanno fatto? E questo è l'interessante aspetto di questo film. Pazzesche, e vedete che con i giochi del computer si possono fare molte sovrapposizioni, ma questo è uno degli strumenti fondamentali, quello che intuite. L'attore è qui, l'attore proprio si muove, che sembra galleggiare, e ha dei fili alle spalle che poi vengono cancellati in modo elettronico. Ha imparato un po' alla volta come si fa a muoversi per far sì che sembra di essere in galleggiamento. Non è per niente facile. I fili si possono togliere, ma i movimenti che le devi fare sono complessi. E i capelli non vanno mai nel senso giusto. Si capisce subito una scena non fatta nello spazio e i capelli stanno al loro posto. Detto questo, si fanno delle cose strepitose come questo tipo di immagini, montate sopra un sistema che hanno inventato apposta, una stanza con gli schermi tutte le pareti, dentro c'è una sorta di sistema, un robot che muove l'attore in tre tipi di oscillazioni avanti e indietro e una telecamera con 7 gradi di libertà che gli va intorno, programmata, in modo che alla fine l'illusione ottica di chi sta seduto è di vedere l'attore che sta volando. Una potentissima illusione ottica fatta con un attore che viene scosso, le camere gira intorno e degli schermi che proiettano delle immagini adatte al contesto. Tanti gradi di libertà per ingannare lo spettatore che sta seduto, hanno inventato una tecnologia nuova che prima non c'era e che ha permesso da lì in poi di fare molti film di fantascienza spinti in cui non è più necessario andare sulla Vomit Comet o come hanno fatto i russi di andare a fare dei pezzi di film addirittura sulle loro astronavi effettivamente in orbita. Il marziano che in italiano è il titolo Sopravvissuto, è una storia molto particolare perché è tratta da un ingegnere della NASA, un informatico, che però si è appassionato al tema di come si potrebbe vivere su Marte
e ha preso a mani piene dalle tantissime esperienze che avevano fatto la NASA per preparare come coltivare il terreno marziano, come vivere in un ambiente chiuso, come trattare i gas, i rifiuti, come recuperare l'ossigeno e via dicendo. No, e ne ha fatto, diciamo, la parte più interessante, se vogliamo, del film The Martian, la famosa scena delle patate che non potrebbero neanche nascere su un terreno sterile come quello marziano, ma che viene fertilizzato con le feci degli astronauti che sono state tenute da parte per qualche altro motivo, ma che sono utilissime. E naturalmente c'è il problema dell'acqua, l'agricoltura richiede tanta acqua, l'acqua che viene recuperata dal carburante di uno dei vari missili abbandonati sulla superficie con un'esplosione, perché giocando con l'idrogeno si fa tutta la storia, è costruita però di fondi sulla base di cose assolutamente veritiere. La ricorderete, lui sopravvive alla fine in modo un po' cambolesco, la parte finale quando lui torna a essere agganciato, ha ripreso al volo in orbita marziana, quindi sono dei pezzi un pochettino poco credibili, ma la parte in cui si coltiva le patate invece è molto sobria. E qui si lamenta perché c'erano le patate, ma è finito il ketchup. Per un americano è finito il ketchup, è proprio una sorta di disastro assoluto. Va bene. Andiamo invece su Interstellar. Questa tabella, probabilmente il nostro amico, gli esperti gravitazionali, il nostro amico Eugenio, riconosce che qua ci sono delle formule vere. A parte forse qualche pezzettino, ma ci sono delle cose vere, perché questo film, questa tabella, è stata scritta da Kip Thorne, uno dei vincitori del premio Nobel per la fisica per la scoperta delle onde gravitazionali, un fisico teorico di prima classe americano, che fra tante cose che ha fatto tanto, tanto studio, tanti ragionamenti, tanta teoria sulle onde gravitazionali, ma ha anche dato lo spunto, assieme a un paio d'altri fisici americani, alla creazione dell'interferometro LIGO, che è quello che assieme poi a Virgo ha contribuito a scoprire, a misurare le prime onde gravitazionali viste sulla Terra. E lui si era fissato, perché racconta la storia del perché alla fine si è messo a fare, prima di diventare premio Nobel, ma mentre faceva la sua attività di fisico, perché si era messo a fare questo tipo di mestiere, dice: ma io volevo trovare il modo per usare la potenza di Hollywood e dei film, dello strumento del film, per celebrare la grandezza della teoria della relatività einsteiniana. E volevo fare un film in cui era la trama era tutto quanto costruito su fatti possibili come predetti della teoria della relatività. Naturalmente che non cade tutti quanti i giorni, però come il buco nero è predetto dalla teoria della relatività, in certe condizioni particolari anche le wormhole, queste tane di Verne che potrebbero in certi casi collegare parti diverse dell'universo, sono in qualche modo, poi vi racconto meglio il dettaglio, collegabili a delle predizioni della teoria della relatività, tutti i problemi di dilatazione e contrazione di tempo, di spazio sono previsti da questa teoria, e quindi c'è tantissimo materiale per far accadere cose straordinarie usando una teoria fondamentale, quella di Einstein, della relatività generale. Bene, chi è Einstein? Beh, questo signore qui con sua moglie, che a un certo punto ha una serie di straordinarie intuizioni, ma per farla breve, quella più potente di cui stiamo parlando qui oggi è un'intuizione che lo spazio in cui siamo immersi noi, lo spazio-tempo, è una struttura a quattro dimensioni, tre assi spaziali e uno temporale, che viene intimamente piegata dalla presenza delle masse, della gravità, e conseguentemente obbliga le masse a percorrere dei percorsi non dritti. È un modo brillante, intelligente, per fare quello che voi dite, c'è la forte gravità che mi attira. Lui dice: la presenza delle masse modifica la forma dello spazio in modo tale che sono obbligato ad andare in quel modo.
Questa mela che c'ha in mano, questo buco che ha mostrato, non è una cosa banale, è il modo in cui si sta cercando di spiegare che cosa vuol dire che lo spazio è piegato e che si può addirittura passare da un punto all'altro per delle scorciatoie. Adesso spendo qualche minuto per cercarvi di spiegare questo aspetto, perché è assolutamente non intuibile se pensiamo allo spazio in cui siamo immersi in questa stanza, ma diventa più facile da capire se pensiamo a una superficie sferica, tipo una mela, d'accordo? La mela, se c'è una formichina che può solo camminare sopra la mela, per andare dal polo nord al polo sud, prendiamo una sfera per... Chi è stato lui? Prendiamo c'è un bambino, non so mai qual è la realtà generale che fa queste cose, oppure un sano e bel bambino che si prende un po' di latte, benissimo. E, pensiamo a questa mela, e una formichina vuole andare da un polo all'altro, deve farsi metà della circonferenza massima, è la strada più corta. Ora mettiamo che io sono un verme della mela che fa un buco attraverso e va da una parte all'altra, la formichina che può solo camminare sulla superficie e non potrebbe uscire dalla superficie in verticale e neanche penetrare dentro la mela, trovandosi una superficie che va dentro il buco ed è rimane una superficie, camminando sulla superficie può entrare in un diametro e andare da una parte all'altra facendo una scorciatoia recuperando una certa frazione dello spazio. Bene, su una mela o su una sfera la capiamo questa cosa, occorre un buco, un verme che può penetrare nella dimensione proibita per la formichina. Bene, anche nel caso a questo punto a tre dimensioni, lo spazio in cui siamo immersi, dobbiamo immaginarci, non è facile, che si possa trovare dei percorsi fatti da un verme quadridimensionale che ci permette di camminare nello spazio, ma in un percorso che è analogo del diametro perforato nel caso della mela. Va bene? Mi fermo qua perché non è intuibile questa cosa con facilità, ma poi ci torneremo. Ma pensate sempre alla mela quando io parlo del piegare lo spazio. La mela è uno spazio curvo, è chiusa sopra un volume che è inaccessibile alla formichina. Se qualche cosa mi aiuta a penetrare nel volume rimanendo su una superficie, riesco a fare la scorciatoia. Nello spazio in cui siamo ci vuole qualche cosa che non siamo noi che ci permette di fare la stessa cosa. Ripeto, non è una cosa facilmente intuibile. Tutto questo Einstein di fatto però l'ha scritto nelle sue equazioni. Sono 16 equazioni differenziali collegate assieme che abbiamo Eugenio che ogni tanto quando la notte rimane sveglio se le va a riguardare, fa un po' di derivate, sono molto complicate ma sono molto belle e contengono un'infinità di situazioni, alcune delle quali non ancora neanche messe a fuoco, il buco nero sì, ma tanti altri aspetti rimangono ancora da mettere a fuoco, sono molto complesse, ma nella misura in cui siamo riusciti a risolverle, vengono a galla le meraviglie delle onde gravitazionali, dei buchi neri e anche di altri aspetti che sono molto interessanti. Bene, tutto questo Einstein ha scritto nella teoria della relatività generale, una teoria bellissima, una teoria che è sottoposta continuamente a dei test, a delle prove, per fare i quali però dobbiamo di fatto andare nello spazio, perché richiede grosse masse, grosse distanze, non si fa facilmente in un laboratorio, neanche grande come la Gran Sasso o al CERN, tipicamente è la tipica teoria che definisce come funziona lo spazio, i pianeti, le stelle, i buchi neri, le grandi dimensioni, la cosmologia, il Big Bang. Dobbiamo andare a guardare, osservare, misurare cose molto grandi, per cui lo spazio è esattamente il luogo in cui avvengono tutte le cose predette dalla teoria di Einstein. Qui c'è la mela con buco e la formichina, ve l'ho già spiegata, per cui non devo ripetere. Invece, adesso cercheremo di fare in modo di spiegarvi come è fatto la scorciatoia che vi collega l'analogo del buchino nella mela nel caso dell'universo in cui siamo immersi noi.
come fatto il buchino della mela, oppure il buchino che connette due punti dello spazio, dei volumi in cui siamo immersi, passando per qualche cosa che è contenuto in questo volume, un po' come la superficie della mela contiene la polpa, così questo volume, che ci sembra non contenere niente se non se stesso, in realtà lo possiamo immaginare come qualche cosa che contiene uno spazio a quattro dimensioni che non ci è permesso, ma che con opportune tecniche, se c'è il buco che ci fa il buco, noi possiamo, percorrendo lo spazio in cui siamo, andare da una parte all'altra e fare delle scorciatoie. Come è fatto questo oggetto? Quanto è grande, quanto è lungo? Potrebbe stare qui, in questa stanza davanti a me? E la risposta è sì, matematicamente si possono fare i conti, e un oggetto che ci fa entrare qui e uscire a Canicattivo, a Roma, diciamo, potrebbe avere delle dimensioni del tutto limitate se avessimo a disposizione masse, energie di un certo tipo, e la teoria della relatività non ci impedisce di fare un buco che ci collega da un punto all'altro dell'universo e che stia sul tavolo. E qualcuno può domandarsi, ma come è fatta una roba di questo genere? Una roba di questo genere è qualche cosa che, per esempio, io ci guardo da una parte e dall'altra parte non vedo più voi, ma i raggi di luce che mi vengono da un buco nero che sta dall'altra parte di un'altra galassia, perché è qualcosa che connette due punti in universo, quindi dentro c'è lo spazio-tempo piegato in modo tale che i raggi di luce, che sono l'equivalente della mia formichina, percorrendo questo percorso di spazio distorto, mi permettono di vedere una cosa che non siete più voi, ma siete, ma è qualche cosa molto 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 lontano, e al limite ci posso anche andare. E ci sono divertiti alcuni studenti a disegnare con l'effetto di una wormhole, di un buco che collega da una parte all'altra. Questi sono gli studenti di Heidelberg, hanno disegnato una sfera che, vista da una parte, da Heidelberg mostra il deserto della California, e vista dal deserto della California mostra Heidelberg. Quindi loro potrebbero teoricamente uscire per la pausa pranzo e andarsi a mangiare il panino su una spiaggia della California e tornare indietro. È solo per spiegarvi cosa vuol dire vedere dall'altra parte. Vuol dire aver fatto una scorciatoia nel tessuto dell'universo, che è l'analogo del buchetto nella mela. Bene, su Gravity, questo è un tema portante del film, di Interstellar, perché questo oggetto che voi vedete è l'ingresso del tunnel che permette alle astronavi di andare avanti e indietro fra il sistema solare e un buco nero che sta molto lontano, ma si è aperta questa finestrella nel sistema solare, e gli astronauti con la loro astronave, diciamo, si possono andare da una parte all'altra con relativa facilità. Che cosa mostro qui? Mostro le orbite vere delle stelle che girano attorno al buco nero centrale della nostra galassia, che ha milioni e milioni di masse solari, di dimensioni. È invisibile per adesso con le tecniche normali, ma si vede chiaramente che tutto li gira attorno. I buchi neri sono una realtà. Avete visto anche recentemente la fotografia del primo buco nero, e i colleghi che fanno questi studi sulle onde gravitazionali vedono gli effetti delle fusioni dei buchi neri che emettono onde gravitazionali. Quindi i buchi neri ormai sono, tra virgolette, qualche cosa presente molto nella fisica vera contemporanea. Il nostro centro della galassia lo vediamo grazie al fatto che piega e obbliga le stelle a fare delle orbite molto complesse intorno a se stesso. Le proprietà di un buco nero sono straordinarie. Innanzitutto, perché si chiama buco nero? Facile, perché è nero. Ma cosa vuol dire che è nero? Come è fatto un buco nero? Intanto, è un piatto o è una sfera? Una sfera, una cosa sferica. E funziona sul meccanismo seguente.
La forza gravitazionale è una forza debole. Per esempio, io in questo momento sto attirando ciascuno di voi con la mia massa e la costante gravità, voi siete a una distanza di 8 metri da me e mi state attirando con una forza debolissima. Poi, contando tutti voi che siete in tanti, sono solo, voi mi tirate con molta più forza di quanto io non tiri voi, ma diciamo, detto questo, è una roba che sì, è proporzionale alla massa. Bene. La quantità di massa che io posso mettere attorno a un oggetto, a un punto, quanto è grande? Ma in realtà può essere molto grande. Io sono una massa, questa montagna intorno a me è una massa, la Terra è una massa, posso metterci altra roba, posso tenere un Giove, posso tenere un Sole, posso tenere la stella più grande che c'è, probabilmente, se non sbaglio, una quantità di qualche decine di migliaia di soli, ma a un certo punto la pressione gravitazionale che sto creando dovuto al fatto che ho messo tantissima massa, a meno che non ci sia uno sprigionarsi di calore interno di una stella che resiste a questa pressione, se non c'è abbastanza calore incomincia a fare collassare la materia, perché la forza gravità è tanto più grande quanto più vicino stanno gli oggetti. E a un certo punto cosa succede? Una cosa pazzesca, che gli atomi che hanno al centro un nucleo, un sacco di vuoto intorno agli elettroni, e quindi sono sostanzialmente vuoti ma belli resistenti, sono premuti così tanto che fanno una transizione nucleare, per cui gli elettroni e i protoni diventano neutroni, la materia diventa neutra, ma non neutra perché c'è gli elettroni e i protoni separati, neutra perché è tutto neutroni, e diventa compatta. E aumenta la densità in un modo pazzesco, un fattore, fate un conto, probabilmente quasi un miliardo, forse di più. Diventa una stella a neutroni, molto più piccola, più compatta, più pesante, perché la gravità ha obbligato gli atomi a diventare particelle neutre, che sono i neutroni. Ma se poi continuo a dargli altra massa, 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 più massa gli do, più la forza continua ad aumentare. A un certo punto diventa così grande che perfino i neutroni non riescono più a resistere alla forza di gravità che sta cercando di compattare la materia. Avviene una transizione violentissima, esplosiva, e che cosa succede? Che la materia si comprime ancora di più e continua a comprimersi. A quel punto non c'è più nulla che ferma il collasso di questa grande quantità di massa, più si avvicina uno con l'altro, più è forte la trazione. Alla fine succede che la forza di gravità e il campo attrattivo è così grande che da questo volume non esce nemmeno più la luce. A quel punto abbiamo ottenuto un buco nero. La materia è rimasta là dentro, sì, ma non esce più luce e continua a collassare. E il destino finale di questa materia, che posso anche continuamente ad aumentare, è che le leggi della relatività generale mi fanno trasformare la massa in energia dello spazio-tempo piegato. E alla fine, dentro un buco nero, c'è solo un'enorme quantità di energia dello spazio-tempo ed è scomparsa qualsiasi forma di massa. La gravità è debolissima, ma è terribilmente ingorda. Più gli do roba, più si schiaccia, e quando si schiaccia passa via via per varie fasi fino a diventare un buco nero ed eventualmente un buco nero di masse enormi. Si conoscono buchi neri di masse di miliardi di soli, e l'energia, tutta la materia in questo buco nero è concentrata in una singolarità al centro, nella piegatura dello spazio-tempo. È incredibile questa cosa. Per capire tutto questo ci hanno messo decine di anni i fisici che hanno decifrato le famose equazioni di Einstein, perché non è una cosa facile, però ormai si conosce molto bene come sono fatti questi sistemi, e quindi possiamo dire molte cose su cosa accade vicino, sul bordo e dentro un buco nero. Per esempio, una cosa molto semplice: i buchi neri fanno miraggi.
perché la luce è piegata dai buchi neri, sapete, se addirittura a un certo punto non riesce più a uscire, è come quando gira un sasso su un imbuto, il sasso gira intorno, ma a un certo punto casca dentro, la luce in questo caso fa la stessa cosa, se io la lancio vicino al buco nero viene piegata in un senso o nell'altro e quindi io posso vedere la stessa stella o immagine più direzioni da cui proviene l'immagine. Il miraggio è proprio questo, il miraggio in un deserto è che mi sembra che il cielo venga da sopra ma anche da sotto, lo vedo sdoppiato, così le stelle le vedo sdoppiate perché il percorso che fa il raggio arrivando al mio occhio si moltiplica. Quello che avete visto all'inizio, inizio a capirlo, è un buco nero che si sta spostando su uno sfondo di stelle e fa una molteplicità di miraggi. Tutto questo non è fantasia, l'astrofisica contemporanea ha già osservato i miraggi, la moltiplicazione delle galassie, la deformazione delle immagini, questa è una fotografia vera, dovuta al fatto che esistono delle masse di buchi neri, delle masse oscure molto pesanti, che fanno deviare la luce e non gli fanno fare dei percorsi diritti. Quindi è normalissimo quello che vi ho appena detto, perché viene osservato quotidianamente. E Kip Thorne, per poter raccontare con un film come è fatta la luce intorno a un buco nero, ha dovuto sviluppare con una serie di colleghi esperti, molto esperti, la fisica dei miraggi indotti dal buco nero, perché così poteva costruire al computer gli effetti di che cosa vedrebbe un'astronave che gira intorno a un buco nero, altrimenti era impossibile, molto complicato, perché un raggio luminoso può fare un giro, due giri, tre giri, fa delle orbite, la luce è piegata talmente tanto che può fare dei percorsi complicatissimi, da cui quell'insieme assolutamente pazzesco di diverse forme e luci viste dietro un buco nero. Questa è l'immagine. Qui si sta viaggiando intorno al buco nero Gargantua, che è il nome di questo buco nero, che è molto grande e sta ruotando a 99.8% della velocità della luce, quindi molto rapidamente. Il motivo per cui l'ha scelto così, ci torniamo fra un istante, e passandoci di fronte a questo buco nero che sta ruotando molto rapidamente, si vede il retro dell'universo che, passandogli dietro, viene moltiplicato, appaiono più volte la stessa immagine. Vedete che a sinistra adesso c'è una sorta di nebula che entra, viene distorta da una parte, si ripresenta dall'altra, ogni tanto appaiono più stelle, e questo tipo di immagini fino a qualche anno fa non c'era, sono state costruite a tavolino da computer applicando in modo paziente le equazioni della realtà generale che descrivono il movimento della luce nelle vicinanze di un proprio buco nero, chiaramente in questo caso particolare un'astronave che gli passa davanti molto veloce, 0,3 volte la velocità della luce, ed è il motivo per cui le stelle sono dei palloccoloni così, quando una va molto veloce e c'è un effetto relativistico che fa sì che le stelle diventano estremamente più luminose, quindi l'intensità delle stelle legata alla velocità dello spostamento dell'astronave, la deformazione dello spazio-tempo crea i miraggi di cui vi ho appena parlato. Bene, quali sono le orbite di un pianeta che abbia l'avventura di orbitare intorno a un buco nero? Noi sappiamo che le orbite intorno al Sole, sono quelle di Kepler o quelle di Newton, sono ellissi, cerchi o talvolta iperbole o parabole, secondo l'energia che è a disposizione del sistema in questione. È molto semplice, è lo stesso tipo di quadrica, di curve di secondo grado, a seconda dell'energia che ha a disposizione. E qui invece non è così semplice, perché si modifica lo spazio e il tempo, quindi sono molto più complicate. La gravità è sempre gravità, è sempre uno su R quadro, ma cambiano le caratteristiche dello spazio-tempo, siamo in uno spazio-tempo molto deformato, per cui abbiamo le orbite più pazze, più incredibili. Non entro nei dettagli perché ce ne sono veramente a bizzeffe, non è così semplice come quando possiamo immaginare
del caso di, e del caso, diciamo, del nostro sistema solare, e attorno al buco nero la luce orbita, una parte va dentro, ma se arriva tangenzialmente la luce orbita attorno al buco nero, orbita, e ci sono delle particolari orbite che i raggi di luce possono fare, e sono qui mostrati con questa luminescenza. Naturalmente questa è una licenza artistica, perché la luce non si vede, i fotoni non si vedono, non emettono luce. Però è un po' uno spreco far fare una cosa così meravigliosa a della luce che non ci mostra i suoi percorsi, per cui lui ha violato, nel caso in cui ha violato la consegna che si è dato, e ha fatto in modo di far vedere dove sono i fotoni, anche se probabilmente l'immagine che uno vedrebbe in quelle condizioni è diversa. Queste sono alcune orbite di pianeti ipotetici che girano intorno al buco nero, confrontate con la semplicità delle ellissi di un sistema gravitazionale tradizionale. E qui vediamo una delle scene più affascinanti. Loro stanno qui girando intorno al pianeta, che si vede con le sue luci orbitanti. Qui devono andarsene via, ma in realtà poi lui si tuffa dentro, ma sono delle immagini pazzesche, queste immagini ottenute appunto per mostrare che cosa? L'orbitare dell'astronave attorno al buco nero, nella zona in cui le deformazioni dell'immagine delle stelle o anche semplicemente dell'insieme dei fotoni è massima. Tenete conto che il buco nero ha la dimensione dell'orbita della Terra, 150 milioni di chilometri di raggio, è enorme, sta girando sulla parte superficiale praticamente la velocità della luce, e questa astronave sta andando anch'essa a 0,3-0,4 volte C. È tutto iperrelativistico, però diciamo, non c'è niente che lo vieti. Poi naturalmente c'è un po' di pathos, loro cercano di modificare l'orbita, tutto questo in questo ambiente assolutamente dominato dal buco nero, la sua forza attrattiva, a velocità relativistiche. In questa scena, forse ve la ricordate, Cooper, l'astronauta, inganna la sua collega perché la fa andar via tuffandosi nel buco nero per andare a trovare la risposta delle domande che riguardano la Terra. Guardiamo questa scena in cui tanto si perde un pezzo, ma tanto fa parte del gioco. Questa manovra che ha fatto allontanandosi dal buco nero gli costava 51 anni sulla Terra, cioè loro in questo momento hanno ridotto di 51 anni la loro età rispetto a chi è rimasto sulla Terra. La scena finale, vi ricorderete, poi ci arriveremo, fa sì che la figlia giovane di Cooper, quando Cooper torna a casa, sia molto, ma molto più vecchia di lui, perché giocando con i buchi neri accadono cose strane. Sul bordo nero il tempo si ferma, quindi il tempo è un elastico che viene usato a seconda. Va bene, qui poi lui ci lascia andare. E lì capisce che viene imbrogliata, ma per salvarla si lasciano andare. Quindi Einstein, sì, ma c'è anche l'effetto, la storia d'amore, l'effetto romantico, l'eroe, tutte queste cose umane sono importanti in un film, anche in un film sulla fantascienza, sulla creatività generale. E lui si lascia andare dentro il buco nero. Ok, adesso vediamo di capire che cosa accade quando uno si lascia andare dentro un buco nero. Prima domanda per gli astanti: se voi trovate un buco nero e avete deciso che è il caso di farvi andare dentro il buco nero, preferite uno grande o uno piccolo? Forse non lo sapete, i buchi neri piccoli sono cattivissimi. Se voi vi avvicinate a un buco nero piccolo, vi fa un gradiente di gravità così grande che vi spaventa istantaneamente, i vostri atomi prendono delle strade diverse
e nel men che non si dica siete in mille pezzi. Invece uno grosso, quando entrate dentro neanche ve ne accorgete, perché la gravità, tutto sommato, il gradiente di gravità sulla superficie di un buco nero così enorme è modesta, quindi voi cadete attraverso quella zona nera che è l'orizzonte degli eventi e continuate a cadere come se nulla fosse. Da fuori sembra che il vostro tempo diventi fermo, quindi vi vedono rallentare e non entrare praticamente mai dentro il buco nero, ma voi nel vostro sistema di riferimento cadete come se foste in un ascensore che cade senza alcun problema. Entrate dentro il buco nero non è nero perché la luce rimbalza, c'è un sacco di casino, c'è di tutto, lo spazio è piegato, c'è molta attività e questa roba qui non riesce più a uscire fuori e neanche voi non entrata non uscite più. Bene, qua c'è un grafico che mostra alcune posizioni in un buco nero che corrispondono al film. Ricordate il pianeta di Mann, quello con la grandissima onda che si riporta ogni poco e sta per distruggere l'astronave? È un pianeta che è collegato, orbita intorno al buco nero e quella gigantesca onda è l'onda di marea legata al fatto che il pianeta sta girando attorno al buco nero e quindi viene attratto in modo differenziale creando l'orbita di e poi c'è il pianeta di Miller, o forse quello di Miller, quello che ha l'effetto dell'onda, quello di Mann è un altro. Morale, a seconda dell'orbita in cui loro si trovano, gli effetti gravitazionali sono diversi, i pianeti hanno orbite diverse, per spostarsi da un pianeta all'altro devono fare dei gravity assist, come sono stati fatti sul nostro sistema solare da Rosetta mentre andava a trovare la sua cometa. Rosetta non ha puntato direttamente alla cometa che stava a lontana 700 milioni di chilometri dalla Terra, ha fatto una serie di assist con una fionda gravitazionale e al quarto o quinto di questi colpi di fionda ha fatto il grande giro che le ha permesso di andare al rendezvous con la cometa dopo 12 anni. Bene, anche saltarecando da un pianeta all'altro intorno al buco nero si gioca con l'effetto di gravity assist, la piccola differenza che le velocità sono frazioni di velocità della luce molto 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 più grandi di quello che si è fatto con i satelliti sulla Terra nel sistema solare, ma l'idea è sempre la stessa, saltare da uno all'altro usando il più possibile la fionda gravitazionale calcolata dal signor Kip Thorne con precisione in modo tale da poter fare una realistica descrizione del fenomeno. Bene. Adesso vorrei riportare e riflettere un istante su questa famosa questione delle tre dimensioni piegate, il buco che ci permette di passare da una parte all'altra. Torniamo per un istante all'esempio della mela. Flatlandia è un libricino molto carino, scritto da non mi ricordo il nome di chi l'ha scritto, però per descrivere che cosa vuol dire vivere in due dimensioni. Per esempio, se tu sei in due dimensioni non puoi avere un organo digerente, no? Perché ti taglia a metà, ci sono dei piccoli problemi che devono essere risolti, gli appartamenti stati in un certo modo, perché non puoi passare nella terza dimensione. Adesso per un istante vorrei chiedere, immaginiamoci per un istante che in questa stanza, un universo a tre dimensioni spaziali, decide improvvisamente di passare una sfera a quattro dimensioni. E come vi dicessi, facciamo l'esempio, un foglio di carta, improvvisamente una sfera a tre dimensioni ci passa in mezzo. Quindi sono su un foglio di carta, la mia formichina, a un certo punto sul mio foglio di carta a due dimensioni passa, entra una roba a tre dimensioni, la attraversa e se ne va. Che cosa vedrei? Vedrei un piccolo puntino, poi un cerchio, diventa più grande, poi un cerchio diventa più piccolo, un puntino che sparisce. Questo sarebbe l'apparire in un mondo a due dimensioni di un oggetto a tre dimensioni che lo attraversa. Io non riesco a percepire la terza dimensione, posso solo percepire la proiezione a due. Cosa vuol dire? Cosa succederebbe se in un mondo a tre dimensioni improvvisamente mi passasse attraverso una sfera a quattro dimensioni? Vedrei una sferetta
che si ingrandisce, che diventa grossa, che diventa piccola, si rimpicciolisce e se ne va. Ok, si capisce quasi, no? Non è mai successo, ma quello che capiterebbe, se un oggetto a quattro dimensioni decidesse di fare un passaggio da noi. Bene, come potremmo accorgerci che sta accadendo una cosa di questo genere? Allora, gli oggetti a quattro dimensioni non sappiamo come sono fatti, molto probabilmente non sono fatti di atomi, perché gli atomi hanno la loro stabilità legata al fatto che hanno delle proprietà tridimensionali, gli orbitali di quanta meccanica quantistica hanno ben precise strutture tridimensionali. Saranno fatti di qualche cosa d'altro, ma molto probabilmente hanno comunque proprietà gravitazionali, per cui se in quel punto decidesse di passare una sfera di quattro dimensioni fatta di una materia particolare, noi vedremo apparire un po' di gravità, un po' più di gravità perché la sfera è più grande, un po' di più, un po' di meno, un po' e poi sparire. Dove c'è gravità, la luce viene deformata, viene spostata, e quindi vedremo apparire improvvisamente in quella zona qualche cosa che mi fa spostare, fa i raggi di luce, li deforma e poi se ne va. Che cos'è? Un fantasma? No, un fantasma è esattamente le caratteristiche di apparire, spostare la luce e poi andarsene. È la descrizione, secondo me, più fisica di un fantasma che abbia mai sentito. È il passaggio di una cosa che ha quattro dimensioni in un universo che ne ha solamente tre. Vabbè, questo è una... Ma perché vi parlo di questo? Perché la parte finale del film cerca di mostrare con la scenografia che cosa vuol dire muoversi nelle quattro dimensioni. E questo è qualche cosa che ci crea un attimo, richiede un attimo di riflessione. Prendiamo un punto che è un oggetto per definizione a dimensione zero. Facciamo passare il tempo, le quattro dimensioni sono in questo caso tre spaziali e una temporale, no? Quindi sono quattro, ma una è il tempo. Quindi prendiamo un punto, facciamo passare il tempo, dobbiamo dare una dimensione temporale, quindi in ogni istante devo mettere il punto su un asse temporale, prima è qui, dopo è qui, è qui, è qui, è qui, nel tempo, lui è fermo, dopo un po' è diventata una stringa di un punto che si è espanso nel tempo, tante volte nel tempo. Perfetto. Prendiamo una retta, ferma, passa il tempo e questa stessa retta devo dargli la possibilità di essere nel tempo in istanti diversi e quindi devo farla spostare nella direzione del tempo, diventa un piano. Prendiamo un piano, mettiamo l'asse temporale, gli diventa un volume cubico. Adesso prendiamo un volume, la superficie di un volume di un cubo, e facciamo passare il tempo. Uno di questi lati si deve dargli uno spazio, un tempo, una dimensione temporale in cui lui evolve e viene fuori questa roba qua. Questo cubo interno a un cubo esterno, si chiama tesseract, è la descrizione grafica che cosa accade a un cubo a tre dimensioni quando passando il tempo si evolve in quanto tale. Ok? Bene, il signor Kip Thorne ha spiegato con una dovizia di disegni al regista e poi ai fabbri e ai falegnami che voleva fare una scenografia in cui l'universo a tre dimensioni veniva riportato un istante dopo l'altro, cioè aggiungeva la dimensione temporale in modo visibile e percepibile. E alla fine questo è il risultato della scenografia che copre una parte fondamentale del film, quando Cooper, entrato nel buco nero, cosa lì diventa molto immaginifica perché non è molto semplice dire in un buco nero, viene portato in una condizione in cui vede pezzi di universo nel loro evolversi temporale, in particolare vede la stanza di sua figlia in diversi stati temporali, in particolare anche nel passato, e può quindi
trovare un modo di comunicare con lei. Questo non è più fisica della relatività generale, qui si va nella fantascienza, ma è affascinante il modo di come lui sia riuscito a spiegare al regista, allo sceneggiatore, di come si poteva illustrare questa cosa molto strana che è la struttura quadridimensionale, spazio-tempo, che è prevista nella teoria della relatività. E qui abbiamo, credo, l'ultimo filmato in cui si mostra come è fatta questa parte della scenografia. Voi vi ricorderete, poi c'è il letto, ogni punto, ogni atomo di questa stanza viene riproiettato nel tempo, ripetuto all'infinito, la libreria, che sono, e quindi sono varie modellizzazioni in cui in ogni istante la ragazza è a fare un pezzo diverso, si moltiplica all'infinito in questo disegno, ogni gesto, ogni atto, ogni atomo, perché c'è la dinamica temporale. Io trovo affascinante che questo fisico teorico, si è a raccontare e spiegare a dei fabbri, dei falegnami, dei sarti, dei registi, come fare a costruire una scenografia che racconti la struttura dello spazio-tempo di Einstein, quadridimensionale. A un certo punto, vi ricorderete, c'è questa libreria in cui lui prima era da una parte, poi la figlia si trova molto tempo dopo e vede questi libri muoversi, vede la polvere cadere e riceve un messaggio, poi il film fa capire che questo messaggio lo decodifica e riesce a ottenere i risultati che poi salvano di fatto la Terra, io al padre. E qua ci sono alcune delle tantissime immagini legate alla progettazione di questa incredibile scenografia. Questa è la libreria con tutte le linee di universo, ogni libro, ogni atomo sta correndo nel tempo. E queste entità quadridimensionali che vivono, i famosi vermetti che vivono in uno spazio più ampio, lo aiutano a vivere questo momento e lui riesce a comunicare dal buco nero le informazioni alla figlia senza poterci parlare, proprio muovendo, scuotendo fisicamente le linee dello spazio-tempo, come vedremo fra un istante qui. Sono i disegni che hanno usato per spiegarsi, ecco, vedete che sono le linee dello spazio-tempo, li prende e scuote dentro il buco nero e dall'altra parte si muovono i libri nella stanza della figlia. Dopo un po' questa cosa finisce, questa solidità delle linee di universo, che chiaramente è una licenza artistica, scompare, lo spazio-tempo si rimette a posto e lui si ritrova magicamente a terra e dopo varie peripezie rincontra la figlia che ha, nel frattempo è diventata molto più vecchia di lui. Gli mostra l'orologio che lui aveva lasciato e gli dice: ho capito che c'eri tu dietro quella libreria, ma nessuno mi credeva. Perché sai, mio papà che mi avevi promesso, era il classico film americano, strappalacrime sui principi. E questo, diciamo, penso sia tutto. Grazie. Grazie Roberto.
E qualcuno vuole fare una domanda, un commento, penso che sia disponibile. Come dire? Tanto così qua, ti facciamo uscire. Quindi. E se qualcuno vuole fare qualche osservazione o ha qualche curiosità. Ecco. Comprati il libro The Science of Interstellar, così ti puoi godere tutte molte altre cose che non ho detto, ma perché Kip ha scritto anche un bel libro che vi racconta tutta la storia. E il tempo può tornare anche. Allora, nella reversibilità. Allora, qui si tocca un tema molto scivoloso. Tutte le volte che, a parte che magari anche qui anche Eugenio può aiutarmi, ma ci sono dei principi, devi deciderti una volta per tutte: vogliamo fare in modo che la causalità sia protetta oppure no? Perché se devi fare in modo che la causalità sia protetta, quindi tornando indietro non puoi uccidere i tuoi genitori, che quindi sarebbe incoerente col fatto, no? Come nel film famoso, come era quello che il figlio torna indietro e vuole farli sposare, non voglio sposarsi, altrimenti se non si sposano poi lui non nasce e non... Quindi se proteggiamo la causalità, di fatto non si può tornare indietro nello stesso punto, ma eventualmente in un altro universo, e si complica un po' la vita. La relatività generale non affronta questo aspetto qui, il tempo si piega, può fermarsi, visto da un sistema di riferimento rispetto a un altro, quindi sull'orizzonte degli eventi, visto da fuori, si ferma tutto, visto da chi sta cadendo, no, è tutto. E, però diciamo, non ci sono questi aspetti di inversione temporale, anche se poi, ripeto, uno tirando le equazioni può andare anche col segno negativo, ma è complicato. Non vengono fuori con banalità, con semplicità. Vorrei pescare un'altra conferenza, ma un contatto tra la fisica quantistica e la relativistica? Allora, questa è, come sappiamo, è il problema, diciamo, fondamentale della fisica contemporanea, che la gravità è relativistica, sì, ma quantistica no, anche se l'elettromagnetismo è quantistico e relativistico, la gravità no, perché c'è questa caratteristica tutta sua che, piegando lo spazio e il tempo, diciamo, ha a che fare con la cornice in cui avvengono le cose. E mentre l'elettromagnetismo non fa sto scherzo, quindi posso fissare gli assi e lì dentro avvengono cose, tra cui anche gli effetti quantistici, quando incomincio a piegare lo spazio del tempo, che sono delle variabili anche quantistiche che hanno il principio di determinazione, quindi oscillano pure e fluttuano, è molto complicato, diciamo, si stanno studiando la topologia, ma che io sappia siamo ancora in una situazione molto, molto complessa, cioè non gli strumenti per risolvere efficacemente relatività, quantum e gravità, che io sappia, ancora non ci sono. Ora, nel film sbattono il quantum effect dentro il buco nero, che permette in modo miracoloso a Juan Cooper di fare quello che sta facendo, ma lì siamo usciti dalla... Torno a scrivere. Inizialmente io volevo fare un racconto che rispettasse fedelmente la relatività generale, e quindi volevo fare, poi interagendo con Nolan, che era il regista, e ho dovuto, diciamo, uscire da questo assunto, quindi ho fatto tre categorie di cose: la physical truth, quindi l'applicazione vera della relatività generale, gli extreme physics, quindi cose che possono accadere ma sono rare, che il buco Gargantua è un buco proprio tirato per i capelli per fare certi effetti filmici e certe cose, e poi speculation, quando va dentro lì, diciamo, si dà finalmente libertà e fa con lo stile del grande fisico, però chiaramente fa venire cose che sono al di là della
fisica accettate. Prego. Lei ha detto che in seguito all'altissima gravità di una stella di neutroni, sì, la materia in qualche modo perde il protone, l'elettrone e diventa neutro. Io non ho ben capito cosa accade alla materia dopo che viene superato questo punto critico, però dopo che la stella di neutroni diventa un buco nero. Allora, se sono un pochino rapido, l'atomo è facile capirlo perché è vuoto praticamente, elettroni. L'atomo di idrogeno, per farla semplice, un elettrone fuori, un protone dentro, sono molto distanti l'uno dall'altro, se comprimo resistono, se comprimo sufficientemente l'elettrone annulla la carica del protone e diventa di fatto un neutrone, poi c'è un neutrino che va via, ma di fatto un neutrone, quindi il volume diventa 10, il volume 10 alla 15 volte più piccolo, tanta roba, e tutto collassa terribilmente, tutto sbatte su un neutrone che è una cosa piuttosto robusta, fatta di quark che fanno le cose. Di fatto anche il neutrone, se uno aumenta troppo la forza e gravità, a un certo punto collassa, e a quel punto non è che collassa in un'altra particella ancora più piccola, collassa in uno stadio così denso che diventa collassante all'infinito, che è il buco nero, diventa un oggetto che è fuori dall'accesso dell'esterno, e più gli dai, a quel punto non è più un neutrone, è proprio massa che diventa energia, vi dirò così, massa che diventa energia in uno spazio-tempo piegato, e sta lì, accumulata dentro lo spazio-tempo. La massa sa che è uguale a mc quadro, quindi può diventare energia, nelle centrali nucleari un po' di massa diventa energia, nella bomba atomica un po' di massa diventa energia, in quel caso tutta la massa dei neutroni diventa energia in uno spazio-tempo piegato, che però è chiuso in se stesso, in un buco nero. Non sono più particelle, proprio è vedere come uno sfilacciamento della massa che viene portata a fare energia piegata nello spazio-tempo. Scusate, una domanda, una curiosità che sembra, ma il buco nero è nero perché la luce percorre in realtà uno spazio talmente curvo che è sempre gira su se stesso, oppure perché la velocità di fuga è superiore? La seconda. Grazie. Se la spari dal basso verso l'alto che vuole uscire, diventa così scarsamente energetica che puff, non c'è proprio. E non ricade giù, un fotone senza energia si sgonfia come una camera d'aria. Prego. Un fisico che va davanti all'altro fisico. Fisico ignorante e. Tenta il portafoglio. Allora, quando è chiaro il collasso dei neutroni, no? Che a un certo punto schiacci, però quando dici che si crea questa struttura, diciamo, spazio-tempo, che poi da cui non esce la luce, eccetera, però si può parlare ancora di dimensione spaziale, cioè avere una rappresentazione, diciamo, intuitiva, in un certo senso disaccoppiare il tempo e dire, perché tutti dicono è un punto, collassa in un punto. Cosa vuol dire? Allora, a parte che ho persone che dedicano la loro vita a queste riflessioni, te la racconto come l'ho capita io, poi magari lui mi corregge. Cioè, la gravità, quando la lascia andare libera, è pazzesca, perché vuol sempre andare più verso il centro. Prima c'era la materia che in qualche modo si opponeva a... Ma a un certo punto, quando hai solo energia, non c'è limite a quanto può collassare al centro. Si parla di singolarità, quindi una struttura in cui lo spazio-tempo è piegato in modo formidabile e di fatto non c'è... È un punto. Dopodiché, questo punto crea intorno a sé il volume del buco nero, perché la gravità è così grande, che impedisce a qualsiasi roba di uscire e rende nero un volume che, nota bene, può diventare anche gigantesco. Ma dentro, correggimi se sbaglio, aspettando abbastanza tempo, tutto va a sbattere in questo punto singolare, in cui hai un'energia enorme, divergente. Poi ti fermi,
che da un certo punto non puoi più parlare perché gli effetti quantistici dovranno, ti fermi a un certo punto, lunghezza di Planck, roba di questo genere, però più massa gli dai dentro, più aumenta la massa, l'energia concentrata non sparisce, rimane là dentro e aumenta il raggio della parte nera. Ho detto giusto? Giusto per questa platea, per questa discussione. Infatti la cosa interessante è perché alla fine la materia ci appare, occupa un volume, ed è tutto naturale che occupi un volume. E quando diciamo che c'è l'incompressibilità della materia, che immaginiamo che un oggetto non possa entrare dentro un altro, ma quello vuol dire che c'è una repulsione elettromagnetica in realtà, ecco perché non entra. Allora, la gravità, come diceva Roberto, quando è così forte che niente le può resistere, non gli resiste diciamo, la pressione della radiazione, non gli resiste neanche l'incompressibilità dovuta alla meccanica quantistica, per cui non ci possono essere due particelle con gli stessi numeri quantici. Alla fine tu sei costretto, secondo l'età generale, ad ammettere che le particelle elementari non sono altro che un concentrato di spazio-tempo. Per cui il motivo per cui la singolarità è un punto, che poi la meccanica quantistica ci dice che non potrebbe essere un punto perché comunque deve avere una certa estensione, ma nella realtà generale, che la meccanica quantistica non la conosce, il punto è compatibile con le sue leggi perché le particelle elementari in realtà di per sé non occupano un volume, sono dei concentrati di spazio-tempo. La singolarità diventa il concentrato massimo di spazio-tempo. Il nostro vedere la materia come occupare un volume perché viviamo in un mondo a gravità bassa. Ma quando la gravità è così alta che nulla resiste alla compressione, devi ammettere che è come se non come le bolle di sapone. Alla fine, questi neutroni che entrano dentro, che diventano un buco nero, devi immaginarti con tante bolle di sapone e alla fine rimane concentrato, diciamo, di bolle di sapone, ma che non occupa un volume, secondo l'età generale. Devo anche dire a tutti quanti che siete rimasti qui, che il 15 di ottobre, che è molto vicino, verrà Kip Thorne. Ah, ragazzi, metto l'occasione della vita. Verrà Kip Thorne qui all'Aquila e hai fatto la video, chi ha fatto? e farà una conferenza. Farà una conferenza, diciamo, pubblica. Inviteremo Roberto a tornare in quell'occasione perché voi siamo un piacere sentire Kip, è veramente fantastico. E farà una conferenza, verrà da noi al Cazzo Sensi Institute a parlare con lo stesso utente naturalmente, ma farà questa conferenza, diciamo così, pubblica e in generale proprio su Interstellar, sulla sceneggiatura che lui ha fatto. Perfetto. Siete tutti invitati a quell'appuntamento, ricordatevelo, 15 ottobre. Bene, ancora? Che roba, ecco, c'è un giovane PhD di Pasquale Plasi da Chicago, se non sbaglio. Ma che ne vuoi dire? Forse. Una piccola nota di colore, no? Perché Kip Thorne si occupa di queste cose da ben prima del Nobel, no? Negli anni 70 trovo questa cosa interessante, che c'è una differenza sostanziale fra un buco nero e un wormhole di cui hai parlato, che il buco nero è diciamo stabile e non è percorribile, cioè se tu ci caschi dentro, come hai detto tu, vai a sbattere sulla singolarità. Il wormhole invece esiste potenzialmente, ma è instabile, quindi lo forma e si chiude, lo forma e si chiude. E lui ha decine di lavori su un problema che apparentemente può essere veramente considerato di fantascienza: come si piastrella un wormhole in modo che non si chiuda? È una domanda che apparentemente sembra di fantascienza, e lui si chiede l'equazione di stato, cioè le proprietà che deve avere la sostanza con cui piastrelli il wormhole in modo tale che non si chiuda, e la risposta è: non esiste. Cioè un wormhole si chiude sempre con tutta la materia, diciamo con la materia che ha l'equazione di stato a noi nota, diciamo. Se quindi si può piastrellare un wormhole con qualche cosa che ancora non è nota. Assolutamente d'accordo. Quindi c'è spazio per giovani menti per trovare piastrelle adatte ai wormhole. Se prendete secchi secchi il Nobel, o se non è altro date a Hollywood a fare un bel film, se potete scegliere le due possibilità. La ricerca è finanziata da Sassuolo, questa è la sua stella.
io quel famoso punto, perché se ne stanno non dormi a questo punto. Questo famoso punto è, io sono un medico, quindi immaginiamoci che cosa ne posso capire. Ma questo famoso punto alla fine viene calcolato con, attraverso leggi fisiche o quantistiche, cioè relativistiche o quantistiche, cioè esiste come punto o esiste come una probabilità di punto? L'ha detto prima lui, la gravità non dà spazio alla meccanica quantistica, per cui questa roba qui praticamente lì diverge, cioè va a numeri arbitrariamente grandi, ma la teoria sta in piedi anche se c'è una divergenza. Noi pensiamo che a un certo punto ci fosse qualche cosa che Einstein non aveva predetto, perché alla meccanica quantistica a quelle scale qualche cosa deve fare, ma non sappiamo bene che cosa. Una volta che c'è un punto nella fisica c'è sempre da sospettare, sì. Anche quando dice l'elettrone puntiforme, in realtà non ha dimensione, è una cosa che porta ai paradossi di Zenone, no? Il punto. Quindi diciamo è chiaro che lì c'è l'idea che invece un'estensione ce l'abbia, ce la deve avere per la meccanica quantistica, non puoi trovare una cosa in un punto. Quindi da lì la teoria delle stringhe, se sì. Vogliamo, no? Sì. Che poi parte tutta una speculazione su questo. Voglio fare una trasgressione e passare dalla scienza all'arte. E riferendomi tra l'altro alla bellissima conferenza che ha fatto Roberto a Foligno, dove c'è ogni anno il Festival della Scienza e dell'Arte. A Foligno c'è una grande opera d'arte, La Calamita Cosmica, di Gino De Dominicis. C'è qualcuno che conosce o Gino De Dominicis o La Calamita Cosmica? Una persona. Bene, allora per darvi l'idea della genialità di quest'uomo, a un certo punto noi conosciamo tutta l'evoluzione della ritrattistica, no? A partire dagli Assiri babilonesi fino a Modigliani, Picasso, eccetera. Allora quello che ha fatto Gino De Dominicis è un'opera che si chiamava, che era costituita praticamente da una tela con un punto in mezzo. Era il ritratto di Luisa Spagnoli a 3 chilometri di distanza. Un altro tipo di punto. Eccolo. Volevo chiedere, mi sono sempre chiesto perché le orbite dei pianeti del Sistema Solare sono tutte sullo stesso piano tranne Plutone, che poi forse c'è lo stesso motivo per cui la galassia è un disco piatto, pensa. Allora diciamo, probabilmente che Plutone ha preso un calcio da qualcuno, nel senso che inizialmente la nebulosa da cui viene tutto il Sistema Solare, solo incluso, aveva un momento angolare, era grande, il doppio di quello che adesso è il Sistema Solare come dimensioni, e girava su, quando tu giri hai un asse privilegiato, e quindi era piatta e larga, era una grande pizza. Le nebulose per qualche motivo tendono spesso a essere così, quindi siccome il momento angolare non può che conservarsi nella gravità, perché c'è un banalissimo teorema che lo dimostra, e dagli si sono formate cose che girano sul piano e girano poi su se stesse in teoria allo stesso modo. Poi beh, guardare con attenzione, tutti i pianeti sono un po' sbilenchi, uno addirittura all'asse verso il basso, è chiaro, e poi ce n'è uno che è storto. E non dimentichiamoci che c'è tanta materiale che non ha completato la sua formazione planetaria, la fascia di asteroidi principali, che però comunque sul piano dovevano fare un altro pianeta fra Marte e Giove, non ci sono riusciti. Giove si è mangiato il 95% di quello che c'era, e quello che, però sono rimasti lì, e poi ci sono delle strutture anche molto più lontane che circondano il Sole non solo sul piano
diciamo, delle ellittiche, ma anche a diversi angoli. Per fartela breve, in questa fase di formazione di questi pianeti deve essere successo qualche cosa, un violentissimo urto, magari il pezzo corrispondente se n'è andato lontano o è stato rimangiato da Giove, che ne sappiamo, che ha fatto sì che un pianeta è sbilenco. Ma qualcosa di violento, oppure questo pianeta addirittura magari è stato catturato mentre veniva da un altro sistema stellare. Voi sapete che l'anno scorso per la prima volta ho visto un asteroide non del sistema stellare, del Sole Solare, passare dentro e andarsene, e un Galaxy, ce ne sono 20.000 in ogni istante che fanno questi giochetti, non si vedono perché sono oscuri, sono lontani così, ma noi siamo contenti attraversati da pezzi di altri sistemi solari. La risposta non la sappiamo, però è successo qualche cosa di anomalo rispetto agli altri. Tieni conto che nella formazione planetaria accadono le cose più strane, pianeti che si formano vicino al Sole che derivano verso l'esterno, pianeti che si formano all'esterno che derivano vicino alla loro stella. Sono effetti complicati e complessi di interazioni spesso anche armoniche. Le orbite che hanno dei periodi tot fanno risonanze su altre orbite e possono disturbare anche molto, in modo risonante, il comportamento di un certo pianeta. Cambiare il piano è una cosa difficile, ci vuole qualche fenomeno esterno, forse un mondo. Posso ricordare per esempio che tra i fenomeni, diciamo, violenti, anche la formazione della Luna è dovuta a un fenomeno del genere, dico bene? Assolutamente. Una specie di pianeta che è arrivato sulla Terra e che ha espulso un pezzo di materiale della Terra, che infatti non è sul piano della Terra, e che però è abbastanza sul piano, però non esattamente sul piano. Sì. Poi erano vicini e gli si è creato il locking in cui la Luna mostra sempre la stessa faccia alla Terra, no? È un locking gravitazionale dovuto a fenomeni mareali, che però gioca su scali diverse, in modo diverso, da tutti i pianeti, si parlano tutti quanti. Naturalmente effetti molto più deboli, spesso che sono molto più distanti, ma Giove, che è pesante, fa tutta una serie di giochetti sugli altri pianeti in gravità. Ti faccio una domanda, cioè, effettivamente sentendo questo, c'è sempre questo pericolo che un oggetto ci arrivi addosso, si dice l'estinzione dei dinosauri dovuta a un famoso. Ecco, diciamo, da questo punto di vista c'è il programma lì che cerca di osservare questi oggetti prima che diventino pericolosi. E quali sono i sistemi, se si individuasse un asteroide che proprio si vede che punta verso di noi, che modi avremmo per cercare di poi rassicurarci, ecco? Assicuratori quanti ce ne sono? Allora, è un problema importante, perché letteralmente, non mi voglio mandare a letto con preoccupazione, ma potrebbe arrivare domani sto coso. Abbiamo già dato. Vi racconto una storia, vi ricordate quello che a Chelyabinsk su 2 o 3 anni fa è arrivato questo grosso asteroide che ha fatto bang e ha ferito 3.000 persone, ha rotto finestre dappertutto, un gran casino. Bene, non era stato previsto, mentre avevamo previsto un altro che è arrivato piccolino, ha fatto le sue cose. Perché non è stato previsto questo? L'altro andava, veniva dal buio, quindi insomma, si vedeva contro luce e è stato visto. L'altro è venuto dalla luce e ci ha preso in pieno, era invisibile. Per dirvi il livello, a distanza di 2 giorni, è proprio una cosa casualmente così, per dirvi il livello molto rudimentale. Quello che ci sta salvando oggi è che dopo i bombardamenti furibondi, il sistema solare, ricordate, è nato a 4, 5, 6, 7 milioni di anni fa. 4, 5, 6, 7, facile ricordare, 4 miliardi e mezzo di anni fa. E ci ha messo pochissimo tempo, ci ha messo pochi milioni di anni per formarsi prima il Sole e poi i pianeti. In quel periodo di pochi milioni di anni, che ci sembra tanto ma rispetto all'universo e poca roba, immaginatevi sbattimenti a un ritmo molto, perché c'era tanto materiale da attrarre, da trarre, e questo aspirapolvere gravitazionale del Sole al centro e degli altri pianeti ha svuotato tutto, tranne la fascia degli asteroidi e qualche cosa lontano. E avendo fatto una bella pulizia, poi ha diminuito la quantità di botte. Quella dei dinosauri, che non è un'ipotesi molto concreta, che si vedono proprio, c'è uno strato di materiali pesanti a un certo punto in tutta la Terra, incredibile,
è stata probabilmente la botta più grossa che c'è stata negli ultimi 60 milioni di anni. Adesso non mi ricordo a quelle dimensioni quando si potrebbe, quant'è la frequenza. Potrebbe essere domani, ma potrebbe essere tra 100 milioni di anni, non è che si possa fare questi calcoli con precisione. Ma lasciando perdere questo fatto, perché se anche noi vediamo qualcuno, ci sono dei monitoraggi, problemi che non è che vengono diritti e battono sulla Terra, si vedono fare delle orbite un po' strane, che estrapolate magari per anni, passando vicino uno all'altro, prendendo dei colpi, delle fionde, si calcola che fra 24 mesi e 3 giorni e 2 ore forse passa vicino alla Terra, ma nel frattempo magari è disturbato in modo non prevedibile. In ogni caso, immaginiamo che noi abbiamo il killer e sappiamo che è quello lì, dobbiamo farci qualche cosa, l'idea sarebbe arrivarci sopra, vicino, presto rispetto al tempo, e dargli una piccola botta. Perché una piccola botta data in modo opportuno, con l'effetto di moltiplicazione, ci potrebbe fare cambiare di migliaia di chilometri. Prima si fa, meglio è, bisogna sapere da che parte darla, però, no? Perché come sempre nella vita se facciamo la parte sbagliata. Immaginate io, ops, mi sono sbagliato. E quindi, come si fanno le botte? Beh, si sono fatti dei tentativi di prove, si chiama Planetary Protection, si fanno delle missioni in cui si prende la capsula, la si carica, bella pesante, la si va a sbattere sul pianeta, sull'asteroide, per vedere come è fatto dentro, vengono fuori una plume di materiali, secondo la fotografia, e probabilmente l'impatto, forse l'effetto è un pochino piccolo, viceversa, arrivandoci vicino e letteralmente tirandolo o spingendolo, basta un piccolo effetto virato, oppure sparandogli con un laser, quel laserone forte, fare un'ablazione che fa una plume che spinge, si spinge per un mese e si può ottenere un piccolo effetto moltiplicato per un mese. Tutte queste cose sono potenzialmente gli strumenti, ma nessuno oggi ha, se domani arriva, se fra 2 anni arriva il killer e colpisce Aquila, non siamo pronti. Quindi speriamo che non succeda, però ci si sta studiando. Purtroppo sì. Però c'è un programma di NIR. Sì, sì, a Frascati fanno i calcoli, in America fanno le misure, installeremo in Sicilia un telescopio speciale per guardarli, si stanno vedendo cose, però ripetiamo, è ancora non possiamo assolutamente garantirvi A, che li vediamo tutti, e B, che nel caso li vediamo e calcoliamo con precisione, e C, che se anche trovassimo quello che proprio ci vuole, sappiamo spostarlo. Quindi magari fra 50 anni siamo bravissimi, oggi siamo in questa fase prima. L'atmosfera ci protegge veramente da quelli proprio. Una domanda molto bella, visto che stiamo molto d'accordo con il futuro prossimo, e qualche sera fa in televisione mandava questa immagine di questo buco nero che ingoiava questo astro, non so se sì, in televisione, avete visto pure voi qualcosa? Ma qualche giorno fa, quindi sì, sì. Una foto molto sembrava un cartone animato. L'immagine che pone lei all'inizio della missione è simile, proprio molto simile, mi comprendo perché siamo riusciti a capire pure qualche cosa stasera. Non è un movimento grosso che facciamo perché abbiamo. Ma anch'io se... Allora, mi ha sorpreso che se la televisione ci ha dato questa immagine che ci ha messo proprio in linea con questa conferenza. Ma diciamo, io ho sentito che hanno. Sì, allora, fate i buchi neri anche il nostro, quello della nostra galassia. Tutte le galassie sono esistenti. Grazie ai buchi neri, altrimenti non saremo qui, perché tutte le galassie si girano a spirale o anche sferiche, perché al centro c'è uno o addirittura più buchi neri, senza i quali non si formerebbe la galassia, quindi evviva i buchi neri. E sono grossi, il nostro, non ricordo più se sono 50 milioni di masse solari, ma ne esistono di miliardi di masse solari. E sappiate che i buchi neri, l'ha scoperto Hawkins, evaporano, quindi non è vero che tutto quanto sta dentro, con tutti i fortuni anche loro è sia radiazione particolare, un pochino ne esce, sufficiente per, se non continuano a mangiare roba, in tempi scala
lunghissimi, evaporare, radiazione, non rimane più niente. Però, diciamo, ci mettono tanto tempo. E quelli grossi, che hanno miliardi di masse solari, dovrebbero vivere 500 volte la vita dell'universo per potersi evaporare. Quindi, evaporano sì, però, per così dire. Addirittura sono così grossi alcuni, che non si sa bene come sono formati, perché anche per mangiare e diventare grossi ci vuole tempo. E alcuni sembra che creino problemi che sono più vecchi da questo punto di vista dell'universo stesso. E come hanno fatto? Quindi sono dei problemi riguardo. Prima dell'universo nascono altri problemi. Va bene, l'universo c'ha tempo molto lungo, ma noi dobbiamo... Ma la notte dobbiamo dormire anche noi. Grazie a tutti, grazie a Roberto Mazzoni.